4 espulsioni e un richiamo. 2 casi archiviati e 2 ancora in attesa di giudizio. È il bilancio M5S di fine anno deciso dal Collegio dei Probiviri e pubblicato sul blog delle Stelle sul caso dei senatori dissidenti pentastellati che si erano opposti al decreto sicurezza targato Salvini, Gregorio De Falco e Saverio De Bonis espulsi, Lello Ciampolillo richiamo, Matteo Mantero e Virginia Lamura salvi caso archiviato, Elena Fattori e Paola Nugnes in stand by, i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti. Ma espulsi sono stati anche i 2 eurodeputati Marco Valli per la laurea falsa inserita nel curriculum e Giulia Mua per la vicenda rimborso Poli. Immediato il commento del capo politico M5S Luigi Di Maio, che in queste ore si trova in ritiro con Alessandro Di Battista in un luogo top secret vicino a Roma. Twitta netto: tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal movimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto. Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal movimento. Maggiore dibri: il rispetto degli elettori viene prima di tutto. https://t.co/ipsegv526nj/amz sottolineatura rich apostrofo bottom apostrofo Luigi Di Maio chiocciola Luigi Di Maio 31 dicembre 2018 maggiore di barra a questo la comunicazione ufficiale sul blog M5S. Gli iscritti al Movimento 5 Stelle possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari per il venir meno dei requisiti di iscrizione e per la violazione dei doveri stabiliti dallo statuto e dal codice etico. Le sanzioni disciplinari applicabili sono il richiamo, la sospensione, l'espulsione. De Falco: decisione abnorme e incostituzionale, non me l'aspettavo, mi dispiace molto. È una decisione abnorme e incostituzionale, non me l'aspettavo. Confidavo nel fatto che ci fosse uno spazio di democrazia che invece, a quanto pare, non c'è. Così il comandante Gregorio De Falco commenta la sua espulsione dalla M5S decretata dal Collegio dei Probiviri. Il senatore ritiene la sanzione illegittima e la lega alla sua astensione al voto di fiducia sulla manovra al Senato che secondo loro avrei dovuto votare a scatola chiusa.